E allora a questo punto, insomma, iniziamo i nostri collegamenti parlando diciamo di quello che è un po' il mondo della cultura anche nell'ambito del ballo, della sensualità, eccetera, eccetera, ci propone. Abbiamo in collegamento Silvana Del Grosso, buonasera. Buonasera. Buonasera, donna burlesque e anche miss. Sì, io sono una miss e una modella over. Sì. Ho vinto vari titoli nazionali, di cui l'ultimo, quello del 2017 di Venezia, la cinquantenne più bella d'Italia. Ah, ecco, questo è un premio prestigioso, devo dire, giusto? Sì. Insomma, questo ti ha portato sicuramente anche a fare dell'altro. Ma guarda, io fin da bambina ho avuto questa grande passione per i film degli anni 40, 50, la rivista. Io sono cresciuta con la Rai 1 vedendo le riviste, il studio aperto, quelle cose. E mi sono sempre appassionata con questi merletti, queste boa, queste calze a rete bellissime con la riga. E fin da bambina che io sogno di diventare una performer burlesque. Ah, bene, insomma, però questa passione l'hai già, la eserciti, perché lo fai magari in qualche spettacolo. Sì, sono 6 anni che mi sono dedicata a questa passione, studiando, facendo dei corsi, e visto che i ragazzi ormai sono grandi, indipendenti, ho detto ragazzi adesso è la mia onda, anche se sono la cinquantenne aspettata. Ecco, beh, bello questo, perché insomma sei attiva e continui in quello che maggiormente ti piace fare e finalmente lo puoi fare. Che progetti hai per il futuro, Silvana? Allora, guarda, in questo momento ho un grandissimo progetto, a parte che ho partecipato il 15 di dicembre a Roma, Ballando con le Stelle, che mi hanno anche intervistato su Rai 2 di Società e Costume. Mm-hmm. Dove mi sono fatto la mia performance di un minuto, però ho dato spazio, diciamo. E niente, io sono qui adesso, porterò sull'isola, diciamo a Cagliari, una novità, un progetto nel scoprire la femminilità e l'eleganza, in cui le donne si riprendono consapevolmente il potere di giocare col proprio fascino. Ecco, una cosa molto bella, perché giocare con la sensualità è anche se sinonimo di bellezza, di creatività, è vero, quindi è una cosa molto positiva. Complimenti intanto, e io vorrei salutare l'amico Flower che ci ha permesso di metterci in contatto. Ci sono dei progetti che ti riguardano per il futuro, ma c'è qualcuno che vuoi, infatti, dico, vuoi ringraziare qualcuno in particolare, ti senti di dire il tuo grazie a qualcuno? Ma io veramente il mio grazie lo direi solo a me stessa, perché tutto quello che ho fatto in questo momento sinceramente me lo sono fatto da sola e senza compromessi e senza far nulla. Però devo ringraziare sia Flavio, che è un grandissimo amico che mi ha messo in contatto con te, che sei una persona splendida e molto speciale, e questa una modella che si chiama Francesca Casula, che è una modella organizzatrice di eventi di alta moda, che adesso mi ha chiamato per portare il primo stage in Sardegna a Cagliari, che sarà il 25, 26, 27 gennaio. Oh, quindi faremo scoprire, diciamo, l'arte e la seduzione. Bene, bene, quindi di qualcuno... Se perché il burlesque è adatto a tutte le donne di qualsiasi forma, di qualsiasi età. Belle, queste parole sono importanti anche per stimolare chi sta seguendo, quelle donne che stanno ascoltando, a partecipare, a farlo, a provarci magari, è vero, è una cosa carina. Sì, anche perché diciamo io comunque sto portando in giro, diciamo che nel tempo si è un po' perso il burlesque, perché comunque il burlesque, lo dice la parola stessa, è una burla, cioè è nato nell'Ottocento... che si prendevano un po' in giro con tanta onoria, diciamo. Io voglio portare un burlesque di eleganza e raffinatezza, cioè scoprire la donna, la femminilità. Beh, la vera femminilità sarebbe una nuova... La mia mamma, sì, dici. Sai che una volta si usavano le calze con la riga di seta, naturalmente, sì. Ma siccome soldi non ce n'erano,
metteva una calza normale o senza calza, si faceva col carboncino la riga dietro il compatto. Hai visto un po' com'è la fantasia, infatti. Bene, io voglio ringraziarti per la tua testimonianza e per questa nuova tendenza che vuoi portare in giro. Ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo futuro e ti auguro una buona serata. Grazie anche a te per avermi intervistato. Un abbraccio forte a tutte le donne. Viva il burlesque. Grazie, ciao Silvana, una buona grazie serata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.